Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qui. Spero che non vi siate stancati di vedermi. Sì, perché la mia rubrica Poesie in musica con John è arrivata alla nona edizione. E per ora i miei superiori non mi hanno ancora dato il foglio di via obbligatorio. Penso sia perché questa mia attività è recepita, accolta e ascoltata. Per oggi che siamo nel bel mezzo dell'estate, avevo programmato la canzone Azzurro, che tutti conosciamo, cantato insieme anche a Villa Puricelli, quando era bel tempo, uscivamo, c'era questo bel azzurro, poi il caldo, voglia di vacanza, eccetera. Però in questi giorni è successo un triste avvenimento e allora mi ha fatto cambiare un programma. E se devo dire la verità, lo faccio con molto piacere, perché anch'io, nel mio piccolo, voglio rendere omaggio a un personaggio, musicista, arrangiatore, un genio nel campo musicale. È un maestro di vita e di umiltà. Infatti lui non amava le passerelle, nonostante la sua fama. Signori, sto parlando della persona di Ennio Morricone, premio Oscar. Compositore, direttore d'orchestra, ma ricordato soprattutto per le sue colonne sonore di film. Cito solo tra i più famosi: C'era una volta l'Oeste, Cinema Paradiso, Per un pugno di dollari e The Mission, il film del 1986 che ebbe un successo incredibile, interpretato da Robert De Niro. E appunto, in questo film Morricone ne ha composto quel capolavoro, perché proprio è un capolavoro, la colonna sonora, famosa in tutto il mondo, riconosciuta anche da lui un capolavoro, tant'è vero che nei giorni scorsi al suo funerale ha voluto che si suonasse questo colonna sonora. Che poi questa colonna sonora l'hanno intitolata Gabriel's Oboe. Sì, Gabriel's Oboe perché padre Gabriele, non so se ve lo ricordate, era uso a suonare nel suo poco tempo libero l'oboe. Era padre Gabriele un missionario tra gli indiani, per gli indigeni. E in un colloquio che ha avuto con i suoi superiori, perché favorisse la conquista degli spagnoli, dei ricchi spagnoli, delle terre anche degli indigeni, lui rispose così: Se sei nel giusto, hai la benedizione di Dio. Se sei nell'errore, la mia benedizione non serve a nulla. Se la forza determina il diritto, allora non c'è posto per l'amore in questo mondo. Ora farò un esperimento. Appunto per rendere omaggio a questo grande uomo musicista, inizierò facendovi ascoltare una registrazione fatta da lui stesso come direttore di orchestra, quindi con la sua orchestra, di questo meraviglioso Gabriel Soboe. Poi sulle stesse note, sulla stessa musica, abbinerò io cantando un angelo di Dio, Angelae Dei, qui custos est mei, e la canterò in latino. Bene, iniziamo. Thank you.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi comissus, me tibi comissus, pietate superna illumina. Angele Dei, qui me tibi comissus, me tibi comissus, pietate superna illumina. Sulle note di Morricone di Gabriel Suaboe, ho voluto dare un omaggio a questo grande uomo. Io spero che anche voi siate d'accordo. Bene, vi aspetto tutti alla prossima edizione, che è l'edizione numero 10, decima edizione. Buona estate, buona vacanza e un abbraccio affettuoso dal vostro John.